un po' con la grafica che cosa è successo. Il 22 novembre 2015 il governo, dopo il rifiuto dell'Europa a tutelare i depositi attraverso il fondo interbancario, vara il decreto salva banche. Etruria, Marche, Carichieti e Cariferrara saranno ripulite dei titoli deteriorati e venduti, scaricando le perdite su azioni e obbligazioni subordinate. Cose complicate, ma fra un po' capiremo molto meglio di che cosa si parla. Il fatto è che lo Stato deve restituire i soldi, questa è la domanda. Mi fa rispondere in un certo modo tutti quelli che sono responsabili di questa vicenda, tutti, da Banca d'Italia alle banche, a chi ha in termini proprio ipocriti venduti questi titoli e che i cittadini non conoscevano, perché ne abbiamo la certezza, mio caro, abbiamo la certezza dalle testimonianze, perché bisogna, caro Porro, stare in mezzo alla gente, sentire effettivamente le cose come stanno, non solamente fare delle elucubrazioni che non hanno né capo né coda. Quindi tutti questi dovranno essere chiamati per ridare i soldi che hanno portato via a questi risparmiatori. Questo deve essere assolutamente chiaro. Greta, Oppure, paginetta semplicissima, sì, no. Dove si dice: guarda che ti sto vendendo un prodotto rischioso. Siccome questo non è stato fatto, e si è mentito ai cittadini, ai risparmiatori, si è mentito e me ne assumo tutta la responsabilità per dire queste cose, allora a questo punto ci sono delle responsabilità ben precise da chi ha venduto quei prodotti, da chi non ha vigilato. Porro, guardi che io glielo dico francamente, non guardiamo in faccia a nessuno noi, abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica la Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia non si può permettere di non fare vigilanza, dato che è la missione di Banca d'Italia, perché ci vanno di mezzo i cittadini. E vorrei sottolineare un fatto, che guardate, qui non si tratta solo di un problema gravissimo che deve essere risolto dei 130.000 risparmiatori, qui c'è un problema anche che si è andato a depauperare le economie territoriali di quelle banche, dove il capo della banca è un po' il parroco, è un po' il notaio, il farmacista che condiziona. E chiudo dicendo, guardate che sta montando anche la paura dei cittadini che dicono: dal 1° di gennaio cosa facciamo? Ritiro. Lo voglio chiedere, eh? Lo voglio chiedere, grazie. E tiriamo un po' fuori le unghie anche con l'Europa, e santa pazienza, perché altrimenti la continuiamo ad odiare questa Europa. Sbagliamo anche su questo versante, cominciamo ad avere anche delle contrapposizioni con chi non si dovrebbero avere. Il governo tiri fuori le unghie rispetto a questa questione. Seconda cosa. Si vede che tu sei una persona educata, perché se fosse stato qualcun altro avrebbe detto: il governo tiri fuori, e tu invece no, hai detto no, le unghie, gli artigli, quello che io non dico mai. La seconda cosa, diciamo la verità, De Nicola, su questo invece io non sono molto d'accordo, anche se anch'io insomma vorrei che i cittadini fossero, diciamo così, colti nell'ambito economico, finanziario. Ma non è questo, il problema non si risolve così, perché ci sarà sempre il pensionato a 80 anni che non si mette a studiare scienza della finanza. E allora io dico che le responsabilità non sono del cittadino disinformato, ma sono di chi gli propina questi meccanismi strani e veramente voglio falsi. Sentire. Oltre alle questioni sollevate, la banca americana, gli anglosassoni e che altro, ma per quale motivo noi siamo condannati a vedere che si salvano le banche tedesche, le banche francesi, spagnole e anche quelle greche, e in Italia no? È così, ma insomma, politica, ma per cortesia. È, così, è quello che diceva Trefiletti, e è un comportamento che è un po' schizofrenico, perché i numeri sono quello che contano. Germania, facciamo vedere la grafica se è pronta, tratta oggi dalla relazione della Banca d'Italia, se possibile. Lo Stato, gli aiuti di Stato concessi alle banche, questi dati fino al 2014, per la Germania sono pari a 238 miliardi, non sono verificati da pagella politica, ma sono stati detti dalla Banca d'Italia in commissione al Senato. 238 miliardi in Germania, 52 miliardi in Spagna, 42 miliardi in Irlanda, 40 miliardi in Grecia. Il decreto va superato, bisogna trovare una soluzione per questi risparmiatori e poi anche colpire chi non ha fatto la vigilanza. Forza. Bisogna andare fino in fondo.